Duomo è considerato la chiesa principale di Villafranca, sebbene sia tra le ultime ad essere stata costruita. L'edificazione, in sostituzione dell'antica pieve medievale, trasformata poi in teatro prima del definitivo abbattimento, inizia nel 1786 e si conclude con la consacrazione dell'edificio solo nel 1882. Il processo, di ben 96 anni, attraversa quindi tutte le fasi del risorgimento nazionale e locale. I lavori vengono dilazionati così a lungo nel tempo a causa degli enormi costi di realizzazione. Il Duomo dei Santi Pietro e Paolo rappresenta la copia della Chiesa del Redentore di Andrea Palladio sull'isola della Giudecca a Venezia. La struttura è a croce latina. L'altare si trova sotto la cupola, affiancato lateralmente da due absidi e posteriormente da uno spazio riservato al coro. L'unica lunga navata centrale con copertura a botte è affiancata ai lati da cappelle e illuminata da finestre. Per quanto riguarda la facciata, in cima si trovano le tre virtù teologali, carità, fede e speranza. I due bassorilievi sopra le nicchie rappresentano episodi della vita di San Pietro, più in basso le statue di San Pietro e di San Paolo.